qui con noi. Ecco. Allora, lo diciamo, grazie. Hai da poco compiuto 70 anni. 70 anni. Ed è stato un compleanno festoso, insieme al tuo nipotino Gabriele. Allora, è stato un compleanno festoso, ma che mi ha soprattutto svelato qualcosa che poi forse per una forma anche di discrezione non avevo toccato così con mano. Ci hanno tenuto a farmi gli auguri il mondo, compreso giornaloni, l'Ansa, i TG, un mare anche di sconosciuti e di conosciuti. Ed è stato incredibile scoprire, toccare con mano. Un canale televisivo ha mandato in onda 4 miei film, quindi nell'intera giornata. Quindi toccare con mano di aver fin qui fatto qualcosa, se non altro aver instaurato un rapporto molto importante con quello che è il pubblico, che ho rispettato sempre supremamente e che ho cercato proprio quasi di servire nella funzione per la quale mi aveva scelto all'interno di un discorso artistico. Certo. Che senti, è stata la commedia, allora, che è stato il sorriso. Allora, tanti bivi nella tua vita, tu mi hai detto una volta, Monica, io sono la donna dei bivi. Insomma. Ma poi torneremo indietro, ne parleremo, parleremo molto d'amore, ma l'ultimo... L'ultimo bivio. Allora, l'ultimo bivio a quale ti riferisci? Visto che io ne prendo uno... Di vita. Ah beh, di vita, quello enorme è stato perché avevo deciso di ritirarmi e di tornare nella campagna dove era nato Paolo e avevo vissuto con Massimo Ciavarro. Ti fermo subito su Massimo Ciavarro, perché questa notte... Beh, parliamo un po' dei tuoi amori. Ah, Massimo Ciavarro. Tu hai detto, compravamo casali in rovina. Sì. Li rimettevamo a nuovo. Ma Massimo era sempre un po' scontento, non era come noi del cinema, cioè per lui anche la prima volta che l'avevo incontrato sul set era tutto molto più nuovo, più spontaneo, ti disse ma tutte queste battute non te garantisco niente, perché era malinconico? Questa è una cosa che ancora oggi mi chiedo, perché la sua natura è una natura che nonostante la pienezza di doni che ha ricevuto, anche di dolori, non ti scordare che lui perde il papà da adolescente, avendo due sorelle e una mamma, quindi si fa responsabile. Ma è un po' la sua natura. Se si parlasse di astrologia ti dovrei dire che è uno scorpione ascendente scorpione. Chi se ne intende mi capisce. Un uomo meraviglioso, generoso, onesto, serio, però malinconico, afflitto da questa cosa. Lui ha detto, io non volevo che finisse. Io, finita la storia d'amore con Eleonora, ho perso anche mio figlio. Ci ho messo poi del tempo per recuperare questa famiglia, però ho la soddisfazione che Paolo non ci ha mai sentito litigare. E racconta anche che la prima volta che ti telefonò tu avevi i ladri a casa. Quindi tu dicesti, scusami, ho i ladri, ti richiamo. Sì, sì. No, sai cos'è? Perché che... non vi dovevate lasciare, secondo lui? L'hai lasciato tu? Allora, non ci dovevamo lasciare ed era la seconda volta che la vita mi portava a spezzare un matrimonio dal quale era nato un figlio. Il primo era quello con Angelo Rizzoli. Sì. E noi proveniamo da una generazione forgiata dai nonni e il divorzio non esisteva. Ero cresciuta col culto di non fare quello che avevano fatto i miei genitori. Quindi mi dispiace molto per Massimo se si è sentito privato del figlio più che di me. Però invece so che non è stato così, perché ha potuto creare un ottimo... Monica, perché la verità lasciato? È che se si hanno figli non ci si dovrebbe separare. Sì, ma tu perché l'hai lasciato? L'ho lasciato perché io stavo cominciando a diventare afflitta più di lui. Non ti scordare che io avevo troncato una carriera straordinaria. Per andare a vivere in campagna. Per un'avventura di isolamento, di campagna, dei casali, di cose meravigliose, di progetti che abbiamo fatto insieme e anche un figlio. Però io ci avevo mancava. Una realtà che si sarebbe potuta compensare solo con una pienezza di felicità. E Massimo, questa felicità però Massimo no, era non uno c'era, che a un certo punto mi ha detto ma non ti bastava sapere che ero qui? No. Ma sai, noi donne non ci basta, perché siamo piene di fantasia, perché vogliamo sentirci amate. Non che ti sposano e poi ti mettono nella libreria e tu sei lì. È vero? La storia con Andrea De Carlo era già cominciata quando l'hai lasciato? No. Quindi non c'era nessuno. Ti ricordi che io ti ho detto questa cosa strana? Sì. Che ci ho tenuto a non tradire... i miei due mariti. Sì. Primo perché erano famosi ed ero famosa anch'io, ancora più grave. E poi perché non volevo che venissero dileggiati.
Però quindi c'è una persona... Andrea arriva un anno dopo. Ecco, no, poi perché dobbiamo parlare di Pino Daniele, che infatti tu hai conosciuto quando eri sposato con Angelo, ma quello quando mi ero è successo con dopo. Ma andiamo ad Andrea De Carlo. Andrea De Carlo, hai detto, avrei dovuto conoscerlo a 16 anni. Sì. Mi ha dedicato 3 libri, voleva essere l'ospite d'onore della mia vita. No, lo era, lui è finita, non voleva essere. È finita la storia con Ciavarro da quanto tempo? Quando conosci da più Andrea? Di un anno, da più anche di un anno. 2 anni. È stato, sono andata, dunque, ero rimasta... Molti anni prima, quando stavo con Angelo in un volo intercontinentale, Alberto Ronchey, che avevamo incontrato per caso, mi diede questo 2 di 2 di De Carlo, dicendo: bellissimo libro. Leggilo, perché... E io mi innamorai di questa storia perché sembravano le mie due personalità. Passa la vita, passa tutto, addirittura è finita con Ciavarro e sono molto triste, molto di aver fatto pure un passo sbagliato, azzardato. Sono a Milano da mio fratello, c'erano le sfilate, eccetera, e vedo che presentava un suo libro. E come sono le cose? Decidi di andare. Vado. Ed è una cosa, sai, forse è la più bella delle storie, forse te la devo raccontare perché sei una... Perché in mezzo a questa moltitudine di persone, io sono in una delle ultime file, mentre lui parla mi vede, noi non ci conoscevamo, e comincia a rivolgere lo sguardo. E tutti i riferimenti di cui parlava in questo discorso erano tutti i miei miti. Tolstoi, Jimi Hendrix, i Pink Floyd, tutto un mondo. Per cui poi, finita la cosa, è stato travolto dalla gente, ci hanno presentati, ci siamo scambiati il numero. E allora non c'erano i telefonini. E io gli ho dato il fisso, dove c'era una segreteria. E io per settimane aspettavo questa telefonata. E la segreteria era piena di click. Era lui. Poi era lui che chiamava e buttava giù. Mi dice: io sono stanco di un apparecchio che mi risponde al posto tuo. O mi rispondi o non chiamerò mai più. Allora io sono... ti puoi immaginare, e così è iniziata. È iniziata la storia. Sì. Che durata? Ah beh, fra sali e scendi, 5-6 anni. 5-6. Ed è finita perché? Perché siamo scesi tutti le scale, le rampe di scale dal paradiso all'inferno. Perché Andrea, un artista in narciso, oltre che un uomo coltissimo, affascinante, sportivo, era un uomo che davvero si poneva con me come fosse l'ospite d'onore della mia vita, ma io, che sono altrettanto artista e narcisa, volevo essere l'ospite d'onore della vita di qualcun altro. Allora, siccome noi donne facciamo sempre noi un passo indietro, io per anni ho fatto questo passo indietro, per cui la custode dei miei figli da sola, la custode della mia vita, lavoro, tutto, budget, da sola, e poi arrivava lui. Ok. Ma la vita non, cioè, è non così. Eri in coppia, è non ti sentivi in coppia. È oneroso così. Un rapporto d'amore è troppo oneroso così. Non puoi dare solo il meglio di te, il tempo libero. Poi alla fine non c'era più tempo per me. Certo. Allora, torniamo invece, hai detto non ho mai tradito i miei due mariti. Questo... ed è vero, lo so. Però c'è una storia che era così... sparsa, sì. Ma che si è sviluppata solo dopo la separazione da Angelo Rizzoli. Sviluppata è un parolone. E allora, è Mina, stato un piccolo incontro. Mina ti aveva mandato a intervistare Pino Daniele per Blitz. Sì. All'epoca hai raccontato: stavo con Angelo, arrivai con la scorta. Esatto. Dopo il concerto mi disse, Pino disse, lasciali a terra, vieni con me. No, mi disse, dice vieni a cena con noi che ci stavo pullman. Io vedo il pullman, tutti i musicisti, ero una ragazzina rock, stava in un mondo di adulti. Che faccio, salgo? Dico vado. E a Dino, la mia guardia adorata, gli dico io vado con loro, già lui lo vedo così che accende, romba. Parto con questo pullman, lui mi fa uno scherzo e dice in Svizzera. Dico come in Svizzera? E poi invece ridevano, hanno cominciato tutti a suonare. E in questo clima di, siamo andati a un ristorante. Clima di libertà e di spensieratezza, tu era stato un passo, travolgere. Poi però c'è un inferno di un anno e mezzo, proprio in mezzo c'è un inferno, ci rincontriamo. L'inferno tuo, con Angelo. Tutto. Perché coincide con le date di arresto, importanti, perché anno... sostanzialmente nel 1981 tu sposi Angelo Rizzoli, poi parleremo di questo incontro. No, io lo sposo nel 79. Nel 79, 15, nell'80 19. Nasce Andrea. Sì, marzo, 12 marzo. Nell'81 scoppia lo scandalo della loggia massonica P2. Nell'82 abbiamo lui che cerca Calvi, che lo uccidono, si suicidano, un'estate terrificante, dove ci sono dei dentro e fuori. Io me ne vado in America, vinco dei premi con Borotalco, sono triste, sono disperata, torno,
e torno e diciamo ok, finalmente ricomincia tutto, e a febbraio lo arrestano. Lo arrestano. E inizia un anno disperante, disperante. In questo periodo tu con Pino Daniele ti sentivi? No. Mai. Cioè era stato un incontro bellissimo finito lì. No, ma poi quest'anno e mezzo d'inferno. No, ma anche Massimo Ciavarro, no? Insomma, in quell'estate. E no. Avevi incontrato anche Ciavarro in quell'estate lì? Sapore di mare. Sapore di mare. Avevamo girato, io avevo girato 5 film mentre lui passava da un carcere all'altro in quell'estate torrida che dicono. Però che con Ciavarro non era successo niente. Assolutamente, mentre con Daniele c'era stata una scintilla. No, assolutamente no, un divertimento folle, ma lui mi sfotteva perché mi trattava poi da signora. Poi vi siete rivisti quando tu hai divorziato? Dopo, molto dopo. Ed è scoppiato qualcosa? Sì, fu bellissimo perché lui mi portò, era in tournée, mi portò nella sua camera in albergo, non successe niente. Ma si mise a suonarmi delle canzoni e quindi io con Pino ho avuto una cosa proprio poetica. Poi ci siamo rivisti, c'è stato poi una cosa da ridere che te la devo dire, perché ci saremo visti 6-7 volte in tutto, però, di cui una di queste volte io sono a casa di mia madre dove c'è quella pazza di mia sorella che sono stradine tutte così dei parioli, dice ti vengo a prendere, arriva con una 500 con uno coi capelli fino a qua, già Pino era grosso, saliamo sta 500, questo parte in bocca contromano, dico no, e arriva una macchina che ci prende in pieno senza farci male, questo esce mortacci le cose, non si può dire, fa così, fa Pino Daniele, no, Eleonora Giorgi, venite qua, ma... una cosa proprio da ridere, quindi il frontale senza guai. Allora, torniamo all'anno. Quindi una piccola cosa amorosa dove credo, lo sa anche sua moglie, non era sposato. Senti, allora torniamo invece a raccontare tutta la storia di Angelo, perché siamo partiti dalla fine. Invece è una storia importante, perché quando tu conosci Angelo era morto Alessandro Momo, il tuo amore, facendo un incidente con la mia moto, e tu l'hai detto, eri scivolata in una dipendenza dalla moto. Io ero diventata famosa senza nemmeno volerlo, che prima dovevo fare l'esame del restauro, questa famiglia mia è andata in pezzi, mi consigliano accetta questo film e esplode la mia carriera. Divento storia di una monaca di clausura. Sì, una protagonista. Oggi sono cose che non si vedono quasi più in un certo senso per un film d'esordio. Quindi successo improvviso. Sì, faccio 5 film in un anno. Il dolore immenso per la perdita di Alessandro. Mi separo dal mio fidanzato storico. Dal tuo fidanzato storico. Io divento una Lolita, ho fatto l'amore solo con lui. Il mio secondo ragazzo è Momo, muore con la moto. Cioè, il successo continua di questa cosa di Lolita. Che io poi faccio anche grandi film, lavoro con Montaldo, con l'Attuada, cioè... Max von Sydow, però la mia solitudine diventa una cosa, io mi chiedo sempre senza rancore per loro dove erano, non lo so, i miei genitori avevano troppe cose da fare, ma e quindi casco come tutta la ma mia generazione. La dipendenza... Monica, tu sei più giovane, sì. In quegli anni era una specie di epidemia, perché era un modo di appartenere, ma nell'eroina proprio, sì, quindi non nella cocaina, era un modo di appartenere, no, mai eroina direttamente, sì, beh sì, le cose, gli acidi, l'LSD, che poi erano anche esperienze diciamo importanti, ma forse anche interessanti, non certo la droga, l'eroina, assolutamente che no, era... mai. No, è la morte in vita, è un morto vivente. Io se ripenso a quella bambina che ero, tu hai detto, ho una pietà infinita, tu anche hai detto, diventata io pensavo, 48 kg, infatti l'hai detto, una pensavo cosa... poco più di 40 kg e incontro una sera questo uomo di 34 anni, mi forzano, cioè, ad uscire questa amica assurda, cosmopolita, folle, malata anche lei, che mi cerca, mi trova. Io mi ero andata a rifugiare a casa di mio padre mentendo, quindi vivevo in un piano terra dove vivevo una doppia vita, e mi stana questa amica e mi dice guarda, esci, ti vuole conoscere Angelo Rizzoli. Io dico ma tu come lo conosci? Io pensavo il vecchio Rizzoli era già morto, Rizzoli, figurati, sì. E dice no ma ti vuole conoscere, e io quel giorno me lo scordo e non esco, pensa com'è anche lì il destino, lei mi richiama furibonda e finalmente accetto, esco in uno stato che ti giuro, e noi non ci siamo mai più lasciati. E questo è l'amoroso della mia vita, cioè di aver vissuto un amore dove ci siamo aperti l'un l'altro, non finivamo di parlare, era un sabato ed è arrivata all'alba, io ero andata da lui sempre anche lì senza amore, e lui a un certo punto cioè io dico ma vieni con me a Milano, il tutto, io dico ma io devo andare a casa da mio padre, sono ok, poi io da mio padre mi perdo e non ritorno. Quando finalmente arrivo, è domenica sera, e lui mi dice ti avevo aspettato sulla porta, mi apre, ti ho aspettato per così tanto e ora eri sparita, allora sei tornata, ci sei,
esisti. Sono entrata nella sua vita così. E vi siete innamorati. Senti, ma quest'uomo che tu definisci, da una parte l'uomo della salvezza, però dall'altra è anche l'uomo che mi ha distrutto. Quando tu dopo chiedi che cos'è la loggia P2, tu dici testualmente, ti risponde, non accetto critiche. No, quelle da proprio nessuno, alla fine. Quella è alla fine. Men che mai da mia moglie, se vuoi così, se no la porta fuori. Ma tu sai che lui era stato anche oggetto di una campagna terrificante, oggi si chiama Macchina del Fango, cominciata già prima che noi ci conoscessimo, che si fondava su alcune cose dell'azienda, che sostanzialmente era mancanza eventualmente di liquidità. Era quello il punto. Ma dentro questa campagna così violenta, chiaramente io accolgo tutto quello che lui mi dice, e cioè che è una campagna diffamatoria, che lui non c'entra niente, quindi io mi faccio solidale. Però non ti scordare che mio padre è il fidanzato, compagno per 40 anni di Giulia Maffai, che è la sorella di Miriam Maffai, sì, che è il giornale La Repubblica, che è il giornale che fa la... Quindi io sono come in un'incudine fra due martelli, perché lì c'è La Repubblica, dentro la mia famiglia, e qui c'è mio marito. Il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera. E allora lei, Miriam, parliamo milioni di volte e mi dice sì, però deve stare attento perché questo e questo. Quindi lui... Ma secondo te, mi tu hai detto, è un uomo che viveva in una realtà è illusoria. Che devo dire. Lui non se ne lui rendeva comincia conto? A mentire. Non se ne rendeva conto. Lui comincia a mentirmi, e secondo me, e anche suo cugino Nicola Carraro, che saluto e che fu una persona che mi fu accanto e ci fu accanto, che lui disse, ma che fa Angelo, oramai ci creda alle sue bugie. Lui a un certo punto ci credeva, perché non poteva essere così disonesto, e ci faceva credere anche a noi. A me non mi sembrava vero, mi smontava qualsiasi cosa obiettiva. Che ti diceva per esempio della loggia P2? Beh no, della loggia P2 in particolare, ma io non ne so niente, ma poi figurati se vado mascherato. Ma poi una loggia, quasi irrideva. Poi diceva, ma comunque un comune club, io comunque non ho mai appartenuto, sai. Non ti so dire. Senti, Eleonora, tu l'hai amato tanto. Ma le però bugie sono dopo. Però tu l'hai amato tanto. Sì, ma l'hai amato lui, tantissimo. Credo, anche tantissimo. Lui, assolutamente sì, però tu l'hai amato tanto. Ma io sono ancora triste che sia finita, nonostante altri uomini che mi hanno amato e che ringrazio. Che... Anche perché il padre di tuo figlio primo genito, Andrea. Del mio primo figlio. Sì, sì, e lo ringrazio perché mi ha donato tantissime cose, mi ha fatto credere alla vita, mi ha fatto ricredere alla vita. E poi lui era doppio. Perché tu dopo l'incontro con lui hai rotto con la dipendenza dall'eroina. Subito, un mese, come credo nessuno mai più ricaduta, a testimonianza che un povero ragazzo che ci precipita dentro, se non gli cambi le condizioni esterne, è inutile che lo mandi in comunità. Quindi tu dopo un mese erano cambiate le condizioni. Dico, un uomo generoso. Un uomo generoso ti ha fatto tanti regali, io avevo, no? Ancora due sorelline piccole, figlie della Mafai e di papà. E lui impazziva, andavamo dal giocattolaio, tu pensa com'era, perché era un uomo ricco, no? E forse non eravamo neanche abituati, io andavo dal giocattolaio, un giocattolo, compravo un sacco di giocattoli, e gli piaceva fare, e non era Natale, il Babbo Natale, quindi le bambine venivano, e lui diceva, c'è il sacco in salone, e adorava vedere la festa dei bambini, quindi un uomo così è buono. Poi ti ha fatto un sacco di regali, ti chiedevo prima, no? Una villa a Capri. No, non era regalata a me. Non era regalata a te? No, l'avevamo comprata insieme. Un pazzo ha inseguito lo Smeraldo? Questo suo sogno, si chiamava lo Smeraldo. Esiste ancora. Credo che ora sia un albergo o 20 appartamenti, figurati. Una villa anni 30, picco sui Faraglioni, che ha inseguito per anni. Poi l'ha comprata, l'abbiamo visitata con l'architetto, ha deciso di demolire degli ambienti interni, non ci ho mai dormito. Mai dormito, neanche una notte. Quindi niente, non l'ho mai vista. No, ma mi ha fatto dei doni molto importanti, per esempio mi ha spinto a pedate nel sedere, ma vere, a credere alla mia carriera d'attrice. Io incontrando lui volevo recuperare i 5 figli, il matrimonio, un unico marito, e lui mi ha spinta e ha costruito con i suoi produttori, con me, per me, delle cose straordinarie. Tra l'altro nel 1982, di cui gli sono grata, all'apice del successo, tu decidi di girare un film di Carlo Verdone che ti consegna poi ai Davide di Donatello e ai Nastri d'Argento come attrice protagonista. Il film è Borotalco, un film leggero e profumato, che però ti sconsigliano di girare, vero? Tutti ti dicono, ma che te ne fai? Sei così famosa. Perché venivo famosa dal film con, con Manfredi, e dovevo fare la Cavani con Nudo di Donna. Venivo da Nudo di Donna di Manfredi 2 mesi prima e dovevo fare Mastroianni. E invece è stata una scelta... Carlo era giovanissimo. Pensa che Angelo è uno degli artefici, perché lui, come ha visto Carlo,
ha detto: voi due siete una coppia formidabile, sordi vizi, dice, le stesse dinamiche, le stesse... Quindi volle fortemente questo progetto, credo che Carlo lo sappia. E insomma, quindi ho avuto grandi cose da lui, mi ha fatto tornare a credere alla vita e tutto. Ho avuto anche tutto l'opposto. E tutto l'opposto non è così così che uno può pensare che è ingrata, che... No. Angelo in quell'anno ha optato per qualcosa da cui poi io non accetto critiche da nessuno, perché uscito dall'ultimo arresto e tutto, insomma, quando forse mi sembrava di avere un po' più di ruolo, di poter organizzare le cose, vivevamo in una villa, dico, lasciamo la villa. A Doria Pamphili, ero al Vascello, certo. Eravate al Vascello. Dico, andiamo in una dimensione normale. E lui mi dice, io non vado in un monolocale al Tufello. Dico, ma quale monolocale? Un appartamento. Ricominciamo. Non si può stare in una villa così con quello che abbiamo passato, giusto o sbagliato che fosse. E lui invece riprenotava le... E non, io sapevo che non c'erano più neanche soldi per pagare i conti, quindi una follia. E a quel punto, e lì è stata, penso, mia immaturità, perché io sono pure mezza magiara, che siamo fiere, donne tremende, non orgogliose, ma fiere. Che tu sei inglese e ungherese. Brava, e però italiana, e adoro l'Italia, mi sento proprio italiana. E perché a un certo punto io ho messo e dico, ma insomma, allora, fra un mese dobbiamo uscire da qui, non si va in vacanza lì, si riorganizza tutto, restano queste azioni, sono queste le cose da fare, ritorna lucido? No, lui ricercava i politici, le cose. E quando io gli dico, andiamocene, io poi non sapevo, lui non me l'ha detto, che quei processi in corso probabilmente non avremmo avuto il passaporto, quindi un'ingenuità, ma gli ho detto, io lascio il mio lavoro, non me ne frega niente. Andiamo in America, hai sempre detto che volevi fare il professore di storia, lì c'è la Rizzoli Bookstore, c'è una libreria importante, facciamo i produttori autonomi, ripartiamo insieme. E lui mi disse, la mia azienda, il potere, dico, ma l'azienda te l'hanno già, e però... Neanche lo sapevo io fino in fondo, dico, ma mi sembra, ma di quel potere, ma ti mettono in prigione, il potere è questo, è la guerra. E lui mi fa, no, io non accetto critiche da nessuno, le parole a fuoco ce l'ho, meno che mai da mia moglie. Se ti vai così. Se no la porta è lì. E se no sai dove la porta. E tu io quella una porta pazza l'hai presa, furiosa, l'hai aperta. Una pazza te ne sei andata. Sì, e ho pianto per mesi. Allora, devo tornare, la storia è... Me la fai fare a tappe? Mamma mia, questa è una cosa che ormai abbiamo attappato anche se... Ma lo sai perché? Perché so che ti fa sempre un po' male parlare di questi amori che sono finiti. Ecco perché, Angelo, alterno, ti faccio parlare anche dei flirt, che ti faccio sorridere, certo. Perché altrimenti Angelo è stata la tua una parte vena, talmente enorme. La tua vena malinconica su questo, no? Emerge. Però insomma, Angelo e Massimo sono stati due mariti amati e che ti hanno amato. Poi ovviamente ci sono tanti amori, donna corteggiatissima. Qualche, perché... E adesso parliamo di Massimo Troisi. Che carino. Ecco, lui è proprio una cosa, è come Pino Massimo Daniele. Troisi te lo presenta Verdone. E poi due anni dopo tu lo ritrovi in un villaggio in Costa d'Avorio. Sì. Siete insieme, prendete il sole. Lui è sempre solo, sotto l'ombrellone. Lui è sognone, sta con Sergio Leone. E tu senti questo ticchettio del suo cuore, perché lui aveva questo defibrillatore. Certo, aveva a un certo peacemaker. Punto, in questo villaggio scoppia una passione tra voi. Sì, sì. Allora, bruciante. Certo, certo. Allora, Massimo me lo presenta a Verdone, una sera a cena sicuramente sì, ma sapevo... A casa di Cecchigori. No? No, io e Massimo Ciavarro conosco da Cecchi Gori. Ah, ecco. No, lui a casa di Verdone. A casa di Verdone. A casa di Verdone. C'era anche Nuti. Aveva invitato... E Massimo è quello che sapete. Comunque, non abbiamo modo di frequentarci e tutto. Ci ritroviamo in questa vacanza con personaggi che non hai idea. Da Sergio Leone, Mennea, Little Tony. Ma io non ti so dire... Tu eri sola e lui era solo. E lui era solo, sì. E quindi... Sì. Allora, inizia così, che poi io un po' lo sfoto, perché lui sta sempre pigro lì con Sergio Leone. Passa. E quindi poi... Quanto è durata questa? No, questa, pochissimo, siamo tornati da lì e lui è partito per la Toscana, dove è andato a scrivere Non ci resta che piangere. Allora, il furbo Roberto Benigni, che saluto, forse se lo ricorda, gli aveva fregato il numero. Allora Massimo mi chiamava, poi mi chiamava di nascosto il furbo toscano, mi parlava in toscano, mi faceva, oh, tu sì! E così era. Ma c'è stato niente con Benigni? No, mai, assolutamente.
Invece con Massimo c'era stata lì in questa vacanza, poi ci eravamo rivisti a Roma e io avevo una cosa che gli continuavo, lo guardavo e gli dicevo: tu ti devi tagliare i capelli, che lui aveva, io ho la mania dell'immagine che comunica, aveva grandi riccioloni. Oh, ma chi sta a dire? Se l'è tagliati dopo qualche mese, non me l'ha riconosciuto, ma sono stata io. Però insomma ti hanno tanto amata. Volevo farti ridere perché sì, in tanti anni di cinema e spettacolo, con tanti uomini affascinanti che per carità ho incontrato, sono sempre stata molto ottocentesca, molto ligia, perché ho detto qui se si apre una storia, per carità, no? Talvolta anche dispiacendo i miei partner, e ho sbagliato. Per esempio? Non lo voglio dire, che non dillo, è carino, dai, non lo farò mai, dai. Lo sai che li offendo. Però persone carine, che tu disapproveresti che io ho detto no. Sì, ma io mi vergognavo, non volevo. Ma c'è uno di cui ti sei pentita? Ma di tutti, perché di secondo tutti. Me il sesso è esperienza, non bisogna dire di no. Ma io avevo paura, troppa roba, ho fatto troppa roba. Non ho fatto abbastanza sesso. Allora, adesso però ti voglio dire questo, è buffo, perché di tutto questo mondo io mi sono sempre... Tranne Pino e Massimo, guarda un po' Napoli. Napoli. Hai capito? Io ho fatto la mia trasgressione napoletana. Allora, io adesso vado a incontrare un'altra amica, un'amica nostra, che svelo tra poco, una donna famosa, anche lei, piena di storie intense. E ti devo chiedere se adesso c'è un amore nella tua vita. Allora, mi sembra da anni di non interessare quelli che dovrebbero essere i candidati ottimali. Mi sembra di suscitare delle curiosità in dei ragazzi troppo giovani, anche se per me bellissimi, quindi non ti nego che non può darsi che una volta io perdo la testa. Poi però vado a Milano e a Milano invece mi prendono sul serio come donna. Allora è Roma forse che è un po' Lazzarona. E c'è qualcuno a Milano? Non ho nessuno, però ho fatto un paio di incontri che potrebbero preludere a qualcosa. Domanda. Non ti ho fatto questa domanda. Ma già lo sai, perché te sei tremenda. Sei tremenda. Tu hai visto che io torno a Milano, hai visto? Sì. Dove torno tra poco.